Bene, comandante, come parte l'indagine? L'indagine parte da una rapina in banca che avviene nell'aprile del 2019 e per individuare i soggetti autori di questa rapina vengono intraprese attività investigative che hanno portato poi ovviamente all'avvio di un'attività investigativa connessa alla detenzione spaccio di sostanze stupefacenti. Infatti gli autori materialmente della rapina si trovano invischiati in questa anche attività collaterale di sostanze stupefacenti. C'era una rete internazionale in atto, giusto? Diciamo che i soggetti che importavano, cioè degli albanesi che importavano la sostanza stupefacente dalla Belgio e dall'Olanda e poi provvedevano ad avere il loro punto di contatto qui a Ravenna, che provvedeva poi alla vendita di questa sostanza stupefacente anche a pezzi da 50-100 grammi ad altri personaggi che poi a loro volta la rivendevano per ai vari consumatori fondamentalmente, quindi una rete anche internazionale che è stata sgominata. E quanta è stata la cocaina sequestrata? Nel complesso sono state sequestrate circa 7 kg di cocaina, in una volta sola quando fu arrestato l'importatore furono sequestrati circa 6 kg di cocaina. Arresti nelle province di Ravenna, Forlì, Cesena, Rimini e anche un soggetto in provincia di Bologna. Capo della banda, una coppia di italiani, l'uomo con precedenti specifici, che di fatto aveva questa attività internazionale con i due albanesi. Italiani, ravennati e in complesso abbiamo due albanesi, due marocchini e gli altri italiani, dei 16 che erano colpiti da ordinanze di custodia cautelare. L'operazione è andata bene, non ci sono state situazioni particolari e sono ancora in corso attività connesse a eventuali ulteriori rinvenimenti.